Ciao, oggi vorrei parlarvi di un fenomeno che sta dilagando purtroppo su internet, tramite soprattutto i social network, ed è la truffa amorosa. Visto che oggigiorno, ovviamente ci sono dei grandi problemi relazionali, ci sono tantissimi problemi di coppia, ne sento tutti i giorni veramente tanti, e in più molti utilizzano i social in modo, direi, spropositato, dando tantissime notizie di se stessi, di quello che fanno, quello che non fanno, e soprattutto le notizie della propria situazione emozionale, sentimentale. Ecco che i truffatori ne fanno veramente un grande utilizzo a loro favore. Quindi approfitto di tutte queste nozioni che cercano su internet. Tendenzialmente lavorano ovviamente con falsi profili, con false foto, e queste cose succedono sia da truffatori uomini verso donne che hanno o stanno attraversando dei problemi sentimentali particolari, o sono single, o sono magari vedovi, o hanno chiuso una brutta esperienza, quindi sono emotivamente fragili, ma anche da donne verso uomini. Le truffe di internet avvengono in due modi differenti. Il primo modo è che il truffatore, ovviamente, cosa fa? Fa la fase tradizionale di love bombing, quindi lavora ovviamente con finte foto, finto profilo, uomo o donna che sia, non importa, sicuramente sulle foto è un figo stratosferico palestrato, o lei è una figa assurda con abbigliamento molto sexy, e si inizia a instaurare un rapporto con la persona, la potenziale vittima, che ho detto può essere arrivare da qualunque situazione. Si innesca questo rapporto, piano piano il rapporto va avanti, c'è magari la voglia di vedersi perché sono bravissime, sono sempre disponibili. Vanno a compensare ovviamente quelle che sono le vostre carenze del momento, e al momento giusto cosa succede? Magari dovete vedere, allora comincio a dire: eh sì, io verrei volentieri a trovarti, ma sai, sono in problema, è successo un imprevisto, un problema economico, sono senza soldi, avrei bisogno di un sostegno, se magari mi aiuti così riesco a venire a trovarti. Oppure, guarda, ho avuto un problema di salute, oppure mio figlio, mia figlia, mia madre, un parente prossimo ha dei grossi problemi di salute, mi devo spostare, lavoro all'estero, devo andare a trovarlo, non so come fare per raggiungerlo, e così via. Quindi cercano in qualche modo, dopo essere entrati in confidenza, di fregarvi dei soldi, detto proprio papale papale. E questa è la prima possibilità, brutta, subdola, ma se non altro ancora decente, passatemi il termine, perché ce n'è una che è ancora peggio. Il meccanismo è sempre uguale, nel senso che si instaura un ottimo rapporto, si instaurano bellissime situazioni, si instaurano cose molto belle, queste persone sono bravissime a compensare quelli che sono i vostri bisogni, capiscono dai social quelle che sono le cose che vi piacciono oppure no, quali sono i vostri gusti, le vostre preferenze, quindi aprite un po' gli occhi, perché quando capite: ah, guarda, questa persona è al 100% quella che fa per me, perché ha i miei stessi gusti al 100%. Per forza, scrivete tutto sui social, dai social si riesce a capire cosa mangiate, cosa non mangiate, quando mangiate, dove andate, a momenti addirittura quante volte uno va in bagno, a volte scrive qualcuno, quindi insomma si sa tutto, ovviamente. Quindi è logico che è facile dire: a me piace tutto quello che piace a te. Lo so già. Anche se il manipolatore lo fa in modo molto furbo, voi pensate, chi viene manipolato non ci pensa che queste persone acquisiscono dal web tutte le informazioni necessarie perché voi le pubblicate. Non è un caso che questa persona sia così affine a voi. Vi ha studiato, vi ha studiato. E dicevo, la cosa più subdola è che quando si innesca un po' di confidenza, e lì succede abbastanza con le donne, abbastanza e soprattutto con gli uomini maturi che presi
magari da scribizi di una certa età, attratti da ragazze giovani o anche donne mature attratti da ragazzi più giovani. Ricordate, le foto sono sempre false, i profili sono sempre falsi. C'è magari uno scambio, e chiedono magari di mandare delle foto un po' così, spinte, no? Ah, facciamo uno scambio di foto un po' spinte. Ovviamente la persona che vi manda le foto, il manipolatore, utilizzerà foto false, non sono sue, non sarà lui, ovviamente. Però qual è il problema? Che voi mandate le vostre. E da lì scatta il ricatto. La cosa più subdola, scatta il ricatto, ci siete cascati in pieno e il ricatto è bene, ora che ho queste foto sexy tue, o mi dai dei soldi o io ti sputtano, scusate il termine, sul web. La persona per paura, perché tante volte le persone magari che vengono adescate in questo modo sono sposate, hanno magari famiglia, o per non fare una brutta figura sul web, per non fare una brutta figura con gli amici, i parenti, per non rovinare la famiglia, pagano. Il problema è che poi i ricatti vanno avanti chissà per quanto tempo. Quindi fate molto attenzione a chi vi contatta dai social, a chi vi bombarda in modo spropositato tramite i social, che non si fa mai vedere, che usa tutte le strategie per non farsi vedere e soprattutto vi chiede soldi, come detto, vuoi per che deve venire a trovarvi, vuoi perché mi manda i soldi, se no ho avuto problemi di lavoro, non so, mi taglieranno internet, non so più come comunicare con te, aiutami, pagami la bolletta internet e così via. Per cui, oppure vi chiedono delle foto un po' spinte, un po' particolari. Fate molta attenzione, perché questo fenomeno sta veramente dilagando su tutto il web. Bene, spero di essere stato utile anche questa volta qua. Aprite veramente gli occhi, fate attenzione. E per qualunque necessità ricordatevi che sotto avete i miei contatti. A presto, ciao!